Metto il gioco. Secondo me sta assistito, magari? Ok. Provo a mettere 70 fps. 720-60 fps, capito? Ma vai, metti quello che vuoi, basta che andiamo bene, dai. GP di Monte Carlo, Ferrari 312, T276, va bene? Perfetto. Vai, vai, vai. Vai che sono partito. Vai. Ma buonasera, buonasera e salve a tutti e benvenuti nuovamente sul nostro canale Twitch. Io sono Pier e in mia compagnia, come sempre, c'è AgentPrince36. Buonasera a tutti. E in collegamento del box abbiamo il nostro test driver Matteo 912. Buonasera a tutti. Oh, questa volta ce l'abbiamo fatta, vero? Ieri ti sei corretto in tempo, stasera hai esordito bene, perfetto. E vediamo ragazzi, questa è la griglia di oggi. Grandi nomi, esordio anche di Alessio Agno e anche di, come abbiamo visto, di Wally 05. Vedremo cosa saranno in grado di fare questi nuovi piloti. Siamo molto pronti, siamo molto pronti. Vorrei vedere anche, vorrei sapere anche da Matteo il metodo per la gara, se possibile. Allora, per ora, per le qualifiche, danno completamente bello e anche per Bella la notizia. gara. Quindi bel Ah, quindi tempo, bel tempo. fortunati i piloti. Diciamo che ieri chi si è ritenuto uno dei fortunati a sperimentare questa nuova cosa sul bagnato, oggi purtroppo, insomma, però si è divertito, voglio dire, comunque meglio così perché già è ostico abbastanza di suo questo tracciato. Assolutamente, assolutamente. Questo è un tracciato molto difficile e impegnativo. Quindi i piloti dovranno fare molta attenzione alle staccate e ai punti di corda del tracciato. Soprattutto ai sorpassi, perché lo spazio è molto Assolutamente. limitato. La monoposto è nervosa, è facile prenderò la barriera o il pilota su cui si tenta di effettuare il sorpasso. Ricordiamo che questa è una gara molto difficile. Un attimo solo, me l'ho Difficile e scritto. storica. Sì, un attimo solo, no, me l'ho scritto i commenti. Quattro commenti, però non riesco a vederli ancora. Come mai? Va bene. E più caldo. Vabbè, vai con calma, tanto sono lì, non spariranno. Tanto cerchiamo di vedere chi esce su in pista, credo HRT che si starà lanciando in questo momento. Vediamo un attimo di impostare dei dati tecnici sul mio display. Vediamo un attimino. Infatti adesso inizia il giro. Salgo a bordo con KRT. Davanti c'è Pocio Cristian che deve, quando si sta nel giro, deve spostarsi Pocio Cristian, perché K sta venendo molto veloce Sì, e nel infatti, suo sì, giro, correttamente bravissimo gli Pocio lascia Cristian, gli spazio. ha rotto un flap, no, non ha rotto niente, molto bravo il pilota McLaren. Tanto ovviamente Fuchs nel primo settore è il primo riferimento che abbiamo di HR. Guardate, però è andato molto lungo in quella curva, l'hai visto che è quasi al limite. Sì. Diciamo che in questa fase tutti oseranno un po' di più, come Skoda, bellissimo, qui alla portiera. Ora è sotto al tunnel. Vediamo se riuscirà ad affrontare come si deve la chicane ed evitare il tempo. Il tempo su. No, errore, quindi decide di Errore, abortire. errore. Peccato, peccato, Nel peccato. frattempo abbiamo i primi sostenitori di Focio Vista 22. Ci scrive Ennio, lo salutiamo. Focio su tutti noi. Quindi il fan club di Fa Focio Vista. piacere, fa piacere, fa piacere. Dopo quelli di Si è fermo Pad in che pista, attendiamo no? con ansia stasera. Bravo, Focio Vista, che fa passare tutti i piloti. Tanto La vedo un Pulse col giro fucsia. con crema. Attenzione. Sei su di lui? Non sul crema, ma non sulla Pulse. Speriamo non abbiano riportato danni, ma Pulse vabbè, di non vedo F. i ritiri. Pulse di DR25. Bello questo bordo. Nel frattempo K1-3-0, ma abbiamo Sì, visto che si è vabbè, ha fermato. abortito il giro. Intanto è Esatto, Denzinga Dancing da 1.30. 1.30. Tanto molti piloti scesi in pista sono rimasti in 6 o 7 ai Game, box. 1.29.3. Bellissimo, ancora Fucsia. Fucsia di DR. E scatenato il pilota McLaren.
Aspetta, ho visto un errore, vediamo, vediamo. Pad si è girato alla chicane. Forse il muretto o il cordolo. 1:26, si interrompe, vediamo adesso quanto passa il verde. Sarà un bordo. 25, 25 e 9. Bello, grandissimo, bello, 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 bellissimo, bello. Giro di DR. Siamo sicuri che scenderanno ancora al di sotto di questo tempo. Assolutamente, infatti. Vorrei un premio, ecco, che cosa devo dire. Sta facendo il suo giro, in questo momento si è lanciato. Vai un bordo di lui, vediamo come riuscirà a far segnare il cronometro. Sì. Se già scende al di sotto dell'1:25, sai, voglio osare che lui possa scendere sotto l'1:25. Intanto bandiere gialle davanti a sé. Ai 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 ai, che fermo. Magari Matteo, perché... Matteo. Sì, Matteo, che peccato. Peccato. Questo era un buon vabbè, giro di... diciamo che intanto Mercury si è ritirato. Incidente? Sì, sì. Andato a muro? Bene. Peccato per Crema, che ti stava facendo un buon giro. Esatto. Se è vera, pensa proprio qui, nel tunnel. Nel tunnel. Sì, l'ha persa lì. Esatto, l'ha persa lì. Veloce, ha tagliato la chicane, ha fatto un dritto proprio. Sarà nervoso, speriamo non abbia riportato danni. Lo vedo molto nervoso. Perché va così? Perché è pericoloso per il box, per cambiare. Sì. Probabilmente sì. Esatto, infatti, sì. In tre box in questo momento. Intanto Fuchsia nel primo settore di chi? Vediamo, credo di AKRT, perché sono un bordo su di lui e mi segna Fuchsia. Sì, è Fuchsia, 2 decimi, poi al tempo di vediamo, vediamo come se la cava adesso lui ad affrontare il distacco tra la luce del... molto nervosa, del tunnel e l'uscita esterna. Vediamo la chicane, molto bene, aggressivo. Molto buona. Vediamo come chiude il secondo settore, a breve. Christian, 29.3, ottimo giro di Pozzo Christian. Come passa forte questa Fuchsia anche qui. Andiamo a bordo. Vediamo come prendere la scassa. Molto buona l'uscita. Andiamo all'Antonino Ghess, come va? Bene, pulito, uno scoda, no, perfetto. Ottimo giro. Se mi traziona bene. Vediamo, no. Non riesce, 26.4. No, vabbè, terza posizione provvisoria. Buono. Latinus! Si gira, attenzione! E fa scorrere Andy Show correttamente. E adesso riparte. Ma ha preso un lungo. Assurdo. Nel tabaccaio. Latinus ha rischiato davvero di andare contro il muro. Vabbè, purtroppo il tracciato è quello che esatto, ci dispiace per i piloti che... ma è normale, cercano comunque di spingere, cercano il limite. Vorrei fare vedere anche il casco di questo Christian. Minore del compianto di Lauda. Bellissimo il casco di questo Christian. Ora... è un bordo con questo casco di nuovissimo, purtroppo. Intanto voglio vedere se... Ottimo pad, come primo giro, anzi dopo 3 giri, però l'unico buono inizia a registrare uno che crema, crema in pista, scusa, ti interrompo, crema in pista. No, non è ancora il momento, segui gli altri, ti avviso io quando sta l'Antonino che si sta per lanciare. A muro! Attenzione, è difficile la spacca del sul pappa ancora a muro. Io penso che ora debba andare sicuramente in box, perché l'ha picchiata forte, si spera di ritirarsi, ma la mantiene. Non so come abbia fatto, ma ha mantenuto. Meno male, almeno evitate il ritiro, meglio un danno rimediabile che un ritiro definitivo. Ora salgo a bordo con SRS 158. Tanto se sentiamo in sottofondo soffrire Matteo. Sì, scusate ragazzi, ma mi piace anche lasciarvi un po' di quello che si sente. Scusa, ti interrompo, Pier, vai on board con crema che si sta lanciando in questo momento. Vediamo se riesce a fare un giro pulito. Vado on board su di lui anche io, intanto bandiera gialla, però è al terzo settore, quindi abbastanza lontano. Vediamo se in lontananza si intravede qualche monoposto che lo precede, sembra di no, ma la visibilità è scarsa, almeno dal fonboard, che questo tratto in salita.
Vediamo come chiude il primo settore, se fa fucsia. Tanto sembra andare un po' piano, eh. Fucsia! No. Fucsia! Toglie 8 secondi ovviamente dal suo tempo. 1.36, ma ottimo Fucsia! Sta spingendo, sì sì. Oramai qui è un terno all'otto anche riuscire a completare il giro, figuriamoci a trovare monoposto davanti e magari alle barriere, quindi di intralcio proprio eccessivo. Come è successo prima appunto. Eccolo qui. Siamo affronta la chicane. Esatto. Bella, molto bella. Dai on board. Leggero largo, ben visto. Ottimo, ancora Fucsia. E sta ovviamente danzando sulle curve. Il nostro Fabbro. Esatto, esatto. Le sta addolcendo a suon di martellate. La stiamo preparando per il pezzo finale. Ma vediamo. Ed eccolo lì che sta passando con un po' di scia, per un tratto è molto alto, invece no! 1.25.9! Per poco, c'è differenza di poco, c'è differenza. Ragazzi, di poco. 71 millesimi! Bello, è bello vedere questo, se la stanno giocando. Arriva dal limite, lo voleva, lo cercava, era molto curioso. Secondo me può scendere ancora di più, Assolutamente, assolutamente. Potresti entrare, non ti so bene, però. Vediamo se si lancia ancora a breve o se effettuerà un altro giro. Questo ci farà capire anche questo attuale, esatto, se è stato fatto con un abbastanza carico di benzina. Si migliora ancora. FK di Noise, bellissimo, bellissimo. 1.26.1. Attenzione, attenzione 2. Si è girato, nel settore 2, vediamo subito. Vediamo, aspetta, sto andando a vedere. Ah, sì, David Game si è girato in questo momento. Sta rientrando in box, fortunato. Sì sì, stavo un attimo cercando di mettermi in contatto con Armando, perché forse la linea ci è tornata disponibile, quindi stavo cercando il collegamento. Tanto voglio appunto ricordare l'ottima prestazione di R25, è vicinissimo al momento al pullman provvisorio 3, ma soli 5 minuti dal termine della sessione. Assolutamente, infatti ero con Pad per vedere anche il suo giro. Comunque sono i primi 6 tutti, anzi vabbè, a parte che abbiamo il DR, sono tutti i 26, grandissimo quindi. Intanto ragazzi, buonasera, sono Armando. Ecco. Buonasera Armando. Ce l'abbiamo fatta a metterci in contatto con Armando. Io ho visto un pneumatico. Scusami. Ho visto un pneumatico. Scusami. Dritto. Ritiro in pista. Andy Show. Assolutamente sì, Andy Show. Che paura per Lipton, è passato vicinissimo a un pneumatico fermo in pista. Lo siamo persi, ma scusatemi perché Clem ha fatto registrare 1.25.6. Ragazzi, che beh, comunque 3 decimi di distacco, non dite che siamo ancora lì, si possono vedere. Si è girato qualcun altro, aspetta, prima del tunnel, Vir, fammi vedere chi si è girato in questo. Ah, David Game sta avendo problemi, è la seconda volta che lo incocciamo, girato. Pad. Che quasi tanto sta box. Uscendo anche Carmine Alto dal box, ma fatto scorrere i piloti. Tanto speriamo di avere il giro tecnico da parte di Matteo,
e vediamo in pista ancora girare, c'è il traffico davanti a sì. Ma guarda, non si sente di questa pista, comunque vediamo Jack in difficoltà su questa pista, come già preannunciato. Infatti non ha posto 1.27.7. Abbiamo fatto vita subito dietro con 1.28.3. Ottimo posto vista, ottimo, ottimo. Ha brillato nell'FP2, come abbiamo visto ieri, il bagnato. Ha preso la seconda posizione. Alle spalle di Crema. Che oramai ci siamo abituati per ora in queste prime due gare ad averlo come punto di riferimento. Veramente un pilota eccezionale. Blender, Carmine va molto lungo. Vabbè, diciamo che anche nelle prove libere ha dato il massimo, sì. Anche nel precedente Gran Premio, quello di Spagna, sulla Renault R26, l'abbiamo visto dominare un intero weekend, tutte e due le sessioni di prove libere, la qualifica e la gara. Certo. Soprattutto ha dato il massimo ieri su Bagnato, che veramente ci ha sbalordito. Veramente coraggio ha avuto. Intanto sta uscendo anche DVD dai box in questo momento. Un altro pilota molto valido. Assolutamente. Però siamo curiosi di vedere anche il giro di Jack e Pad, perché attualmente sono piloti che possono giocarsela. Tanto anche Dedello mangia. Buongiorno ragazzi. Di Lauda. Ah, ecco, vedi, l'abbiamo incocciato col buongiorno. Sì, perché sono un attimino, perché purtroppo per evitare prima quella collisione con Crema che ero là, mi hanno dato 5 punti, cioè 5 giusto. Posizioni di penalità. È giustissimo. Ecco, un'altra vittima del tracciato di Monte Carlo, Focus, delle qualifiche. Chissà quante ce ne saranno in gara, noi ci auguriamo poco, perché speriamo che i piloti si divertano, anche chi ci segue. Beh, proprio questa è la difficoltà della pista, diciamo. Certo. Sopravvivere a Monte Carlo, già bisognerebbe dare una medaglia per la partecipazione. No, ma per diciamo il fatto che stiamo parlando di una delle piste più veloci del Gran Premio, bisogna sfruttare bene sia l'accelerazione che la frenata. Sì. Guarda, se devo interrompere sono on board su Jack per fare vedere come riesce a girare. Vado anche no, fai una cosa, vediamo se arriva qualcuno. Sì, arriva qualcuno. Fai una cosa, non li inquadrate più i piloti, Pir, perché ogni volta andiamo on board 360 e via. Peccato, perché il posto non potrà completare, anzi no. Si è ritirato da quel che mi risulta. Sì, spontaneo. PR collisione con Pad! Collisione con Pad a 5 secondi di penalità per VR25, 5 punti di penalità. Intanto anche Dedele si è girato all'inizio del terzo settore, mi sembra, sì, a costa per favorire il passaggio delle altre monoposto, molto corretto. Intanto sì, nessuno riuscirà a lanciarsi ulteriormente, quindi chi è adesso sul giro lanciato è l'ultimo tentativo e mi sembra. Chi ti risulta attivo come pilota, Pier, attualmente? Guarda, ti dico, Crema è appena asceso mentre si è lanciato. C'è poco Christian che sta balzando da un guardrail all'altro. È molto problem. Macchinine tozzi. Però comunque sono lì, 28-3, ottimo. Io sono sempre un po' non sempre, dimmi quando stiamo per... Purtroppo credo che siano terminate le sessioni, quindi chi sta terminando appunto il suo giro può evitare bandiera, ma oramai. Esatto, ma posso anche migliorarsi, vediamo se il Fabbro decide di migliorarsi e no. Infatti la sta perdendo. Grandissima terza posizione a questo punto conquistata da FK Ginois, grandissimo. E intanto forse Carmine è l'ultimo che non ha preso ancora bandiera insieme a Matteo. Esatto. Sì. Carmine mi sembra che stia effettuando l'ultimo tentativo, vediamo si prosegue, quindi non rientra in box, e si sta chiudendo il giro, vediamo in quanto. Grandissimo il tempo. 1.30, si peggiora di 7 decimi, quindi resta 19esimo. È l'ultimo. Sono un po' basito sulla posizione di parte.
non riesce a balzare in decima posizione. Purtroppo ha avuto problemi, l'abbiamo visto. Però visto che guardiamo i tempi, sono tutti quanti lì. Se io mi interrompo, vediamo in prima posizione Crema 39. Poi vediamo subito in seconda posizione. Una tolta. In seconda posizione DR25, poi FK di Noise, AKRT. Buongiorno, buonasera ragazzi, qua perché vedo giorno, perché per noi è giorno, è davvero dura ragazzi, davvero dura, anche perché queste penalità fioccano proprio, anche se sei in mezzo al tracciato che mi sono girato, ho cercato di togliermi subito il prima possibile, ma purtroppo ragazzi, Monte Carlo è grosso quanto una corsia, se ti giri... Proverò a fare uno start reimposta in pista, così in modo tale da essere più veloce per lasciare libera la pista in caso di incidente. Beh, diciamo che per il momento il meteo non ha ascoltato le tue preghiere fatte nella giornata. No, ci ha confermato che sarà meteo limpido, sia come abbiamo visto appunto in qualifica anche in gara. Quindi, vabbè, ieri si sono divertiti, hanno preso confidenza. Chi è riuscito a tenere in pista ieri questo monoposto sbagnato, oggi dovrebbe essere un pelino più agevolato, perché logicamente non c'è quell'effetto viscido, diciamo così, da monoposto che scoda. Quindi quel pattinamento. Vabbè, no, io lo dicevo perché Matteo voleva avere un vantaggio, perché non è riuscito in questo caso. Ragazzi, se mi interrompo, AGM, volevo farti volevo farti una domanda, ma hai visto un po' in base comunque alla classifica i 5 consigli in meno? Guardate lì come cambia la classifica, abbiamo Crema in pole position, seconda posizione FK Ginois, terza posizione AKRT, quarto Pad Formula, quinto del Del, sesto DR con la penalità, settimo Indusu, ottavo DVD, nono la Timix, decimo Wally, undicesimo Alessio, dodicesimo Pose Wilson, tredicesimo Lithium, quattordicesimo David Game, quindicesimo Jetty Love. Peccato, perché non è facile rimontare qui. Mercury addirittura sedicesimo, diciassettesimo Genzi Ivana, diciottesimo il nostro caro Matteo, 19esimo Carmine e 20esimo Focus. Intanto i piloti riscaldano pneumatici, i freni e portano in temperatura il motore, provano le marce. Questo giro di riscaldamento, diciamo. Sì, ragazzi. Diciamo che si spera che non abbiano le marce che aveva Pocio ieri. Anche un semplice rigiro di riscaldamento con gomma fredda, la macchina appena dai un pelino di gas patina, che è un piacere. Sì, è fondamentale. Adesso sto affrontando la portiere, che è la curva prima dell'ingresso. Sì, io avrei preferito la pioggia. Uscita dai tunnel, ragazzi, molto difficoltosa, in quanto questa luce forte porta una scarsa visibilità. Ora sono all'altezza della curva 14, se non sbaglio 13, che è la curva del tabaccaio. Oh, si è girato Lipton. Oh, attenzione, anche a te proprio. Intanto i primi si sono già sistemati sulla loro postazione di partenza, sulla griglia. Qui era Fuscino dove si è ritirato l'anno scorso Verstappen. Sì. Brutto incidente. Ok, ragazzi, a voi la linea dallo studio. Ci sentiamo magari durante qualche episodio. Va bene? Gran premio. Vai. Buona gara, mi raccomando, non far danni. Il team Renault le ha debita sullo stipendio. Ragazzi, ora dovremo essere tutti quanti. Buona telecronaca. Grazie. Vai, Pier, parola a te, i semafori, vai. Salgono i rombi 3, 4, 5. Allo spegnimento dei semafori. Dovrebbe scattare forse un problema in griglia. Eccoli. Contatto dietro qualcuno, non riesce a partire. Sembra proprio tutto che riesce a partire, non so, non è proprio tutto. Bravissimo! No, il segmento davanti a Crema superato, È vero, perde la posizione a favore di FKG Noise, che al momento è al comando.
del genere che fa una grande partenza e si porta subito in quarta posizione alle spalle di HRT. Poi abbiamo Pad, poi abbiamo DR, poi abbiamo DVD. Dietro combattono Norris, Wally, Alex. Che bella questa immagine, mamma bellissima, mia. Bellissima, guarda come di tutti quanti lì le vetture. Dietro, vediamo un attimo che gioca Alessandro forse. Problemi per Alessandro. Intanto vediamo che Crema ancora non riesce ad avvicinarsi a qualche decimo di distacco. Forse penale di tempo. Sì, subito le prime penalità fioccano. Facile qui quando vai a lungo verso le chicane, insomma. Penalità veramente molto severe. Vabbè, diciamo che in questo tracciato ci sono poche curve, ma vanno fatte ad agio. Sì, adagio, e come diceva Matteo, in uscita dal tunnel lo sbalzo di luce inganna il pilota, perché deve trovare in un frangente i punti di riferimento per la staccata, anche perché la chicane cieca, c'è il guardrail, quindi entri e poi vedi dove poter cercare il limite, se vai lungo lì è la fine, insomma. Tanto piccolo vantaggio di quasi 8 decimi per FK G Noise. I primi tre si stanno già distanziando un po' dal quarto. Dead Hell ha già un distacco di un secondo e mezzo rispetto al gruppetto in testa. Diciamo così, al podio virtuale. Potrebbe anche dire che Dead Hell ha un bellissimo casco. Tutto rosso. Anche per Dead Hell e per Norris per molti, forse lunghi tutti quanti, molto lunghi. Peccato. Intanto vedi il gruppetto di testa è a 2 secondi dal quarto, quindi manco passo raro. Scusami, interrompo. Jack l'ha visto davvero passare la vita davanti, l'ho visto passare quasi attraverso. Questo va a vantaggio degli inseguitori che stavano perdendo un po' di terreno dal trio in testa. L'avevi detto proprio poco fa che stavano. Guarda che nel giro di 2 giri, appunto, già 2 secondi è un distacco importante, e a lungo andare ce n'era solo per i primi tre. Può andar bene Crema che recupera il distacco da FK G Noise, chissà. Sì. Intanto dobbiamo stare attenti alla ripartenza qua, perché tutti quanti cercheranno di sorprendere il pilota che lo precede, e il contatto, l'abbiamo detto, è facile, purtroppo i punti di sorpasso sono minimi, gli spazi limitatissimi, quindi veramente difficile. Intanto è bello vedere la safety car che è mancata, se non erro, in Spagna o c'è stata, Pier, tu lo ricordi questo? No, assolutamente è mancata. Quindi scusami, interrompo. Alessandro prende 10 secondi in penalità, che sono pesantissimi. Ahia, il regime di safety car. Assolutamente sì. Come mai? Sei riuscito a vederlo? Sì, perché se non guardo un po' di Intanto Pir, fai vedere a chi ci segue anche la safety car in pista. Emozionante, una vettura diversa visto la particolarità di questo campionato, che voglio spiegare a chi ci sta seguendo da pochissimo. Scuderie private del nome di Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes, Auto Union, quindi team storici, partecipano a questo campionato di 12 tappe grazie alle monoposto storiche offerte dai team nelle varie tappe del mondiale. Nella prima edizione di questo campionato c'è stata la Spagna, e il team Renault ha messo a disposizione la Renault del campione Fernando Alonso del 2006. In questo caso la scuderia di Maranello ha messo a disposizione di tutti i piloti di vari team la monoposto di Niki Lauda, il campione 2 volte rosso e 1 volta con la McLaren, quindi tripla corona per Niki Lauda, ricordiamolo, scomparso l'anno scorso, e proprio qui a Monte Carlo
un minuto di silenzio per lui, tutti si sono stretti attorno al lutto della famiglia per ricordare un grande sportivo che ci ha regalato tantissime emozioni. Diciamo che è anche l'unico che ad aver rischiato parecchio qui su, eh? Sì, sì, l'incidente del Nürburgring l'ha segnato moltissimo, tant'è vero che lui in Giappone, sotto a una gara con un temporale incredibile, decise di ritirarsi con pochi punti di distacco rispetto a James Hunt, che vinse il titolo. Vai, via, vici. Alessio Anno, 20 secondi di penalità. Sempre ma comunque nei primi commenti ci dicono anche che sempre Formula 1 Passion, che sta sempre con Pad, dice io sto con Pad, vai mezzo amico, comunque dai, Pad ha bisogno perché in questo momento è in quinta posizione, eh. Peccato, peccato. Invece, Alessandro Zoe fa forza Lucio, ah forza sarebbe, quindi anche per Luciano, ovvero il nostro FK di noi, che si trova più ovviamente in prima posizione del team Maserati. Sì, un secondo che sto controllando che qualcuno ci sta scrivendo, sto leggendo altri messaggi. Sì, volevo fare i saluti a chi mi ha scritto in questo momento al gruppo Facebook Formula 1 History and Legend, un gruppo di appassionati appunto di monoposto storiche che ci seguono con affetto. Sono amici, per chi volesse iscriversi si ritroverà sicuramente in pane per i suoi denti, in quanto molti post riguardanti appunto la storia della Formula 1, scuderie, piloti, vetture, quindi per qualunque abbia intenzione di essere aggiornato e di rivivere i ricordi di quegli anni gloriosi della Formula 1 può trovarli su Facebook, a noi fa piacere comunque mandargli un saluto. Grazie, grazie a GM, grazie. E Matteo, tu cosa vuoi dirci in pista? Com'è la tensione di questo set di car? Allora, siamo qua a regime di safety car, buonasera a tutti quanti telespettatori che ci stanno seguendo, è davvero un'angoscia perché comunque ogni tanto si accelera, ogni tanto frenano, ma quando frenano sembra che stanno vedendo per terra un insetto e quindi di non farlo passare, tirano di quelle staccate da urlo. E adesso siamo sull'altezza del tabaccaio per noi nelle retrovie ed è davvero difficoltoso il mantenere tutto quanto. Il mio compagno di scuderia continua a farmi dei team radio in quanto è andato più di una volta ai box per cambiare l'ala, ma non gliela cambiano e quindi non so per quale motivo siamo corto di pezzi. E beh, effettivamente vedi quante Ferrari ci sono in pista, quanti alettoni. Intanto signori, vi saluto, che ripartano. Ok, bandiera verde, in bocca al lupo. Ed ecco i partiti. Vediamo se riesce a distanziarsi nuovamente, a recuperare il margine di vantaggio che teneva FK Ginozzi su Crema e su inseguitore. Dedel subito un secondo di stacco, non è approfittato della safety car. Sì, andiamo un po' su Crema, vediamo perché ci proverà in queste fasi di ripartenza. Sta scalpitando in seconda posizione, non si sta. Secondo te dove ci proverà? Dove ci proverà? O nel film o su Vettino, solo lì può provarsi. Vabbè, Pedro, però diciamo che nel tunnel lì se la perdi. Sì, non è facile. Ho staccato. No, guarda che FGK noi sta trazionato meglio, come so, balza la macchina, bellissima questa inquadratura. Si è distanziato parecchio sotto al tunnel, quindi molto scarico aerodinamicamente. L'ha persa qui! Errore di FGK noi! Peccato! Non ci posso credere! Come la pizza veramente. Vediamo che come con un piccolo errore. E intanto HPRT sta replicando la scena che abbiamo visto prima. No, si sta avvicinando pericolosamente a Crema e chissà se probabilmente FGK Noise, la pressione di Crema negli specchietti, lo ha indotto all'errore.
vedi, la KRT giro veloce, giro veloce appunto. Questo va a confermare che è lì in scia e sta cercando di sorpassarlo. Peccato, peccato, in che posizione è finito? Oh, peccato, 17esimo. Veramente un peccato per lui. Veramente peccato, mi spiace. Anche a me. Alessio che recupera la posizione di Jeff Job in ottava posizione, però come sappiamo che Alessandro fa 20 secondi di penalità, l'hanno visto due volte tagliare quella curva. Poi adesso mi può, intanto mi il lotta al gruppetto dalla quarta alla quinta sesta posizione, Mercuri girato, ritirato, un'altra vittima di Monte Carlo, ancora girato Fag Noise, ancora per Fag Noise, nervoso, c'ha ragione, mi spiace perché veramente con autorevolezza stava guidando questo gran premio, queste fasi iniziali. Sì. Veramente un peccato, non sarà contento. Anche perché è prestigioso per il vincitore. Insomma, potersi vantare della vittoria qui nel Principato. Esatto, perché abbiamo visto che con questione di secondi può succedere tutto in questa pista fantastica. Sì, un gran premio per nulla scontato, guarda, questa è la cosa bella di Monte Carlo. I fan di Lucio fanno, ma cazzo Lucio, dai che recuperi, spinta per FKG Noise. Intanto scusami Pirre, voglio fare un saluto in diretta, me lo chiede Raffaele Vorraro da San Benedetto del Tronto, lo saluto e lo ringrazio per il supporto, speriamo che lo spettacolo sia di suo gradimento. Mi ha appena detto che ha sempre il suo ha sempre un fascino tutto suo questo circuito. Volevo dire testuali parole, perciò mi sono ricorretto. No, interrompo anche perché DR ha suonato che bello, grandissima trazione di DR e anche Pad che stava provando a superare la finisce, ma non è riuscito. Vediamo questa inquadratura, quanto è bella questa inquadratura, ragazzi. Tutte le vetture che sono lì. Per la prima posizione del nono, Jack ha fatto solamente un errore. Intanto la Tinuz e Dedello sono in lotta, io sono su di loro. È un bel gruppetto qui dietro, animano un po' la parte del Gran Premio. 33 secondi. Perché Crema già è un po' con un distacco di 7 decimi su HRT. Quasi un secondo. Voglio vedere. Litton penalità in tempo. Penalità. Sì. Quindi la classifica finale può cambiare ancora fino alla fine, non è scontata la posizione. Molto nervoso di quello che dice. Cioè appunto già a 6 secondi di penalità, Litton. La finisce molto vicino bello. Dopo il decimo, come di intanto molto vicino. Stavo guardando il distacco di Matteo, mi sembra che proceda lento, forse ha subito un danno, mi sembra il flap sinistro. Ma guarda, procede lento, 22 secondi di stacco. FGK Noise arrabbiatissimo. 1:28.0. Ma insomma ancora al nuovo giro del Gran Premio di Monaco. Vabbè dai, siamo ancora qui. Questo è peggio del buongiorno ragazzi. No, perché ho detto un po' pensiero, sono detto un'altra cosa. Perché non sta tempo comunque tra i messaggi, le chat che arrivano, la bandiera gialla. Bandiera gialla per. Sì, secondo settore, vediamo settore 2 chi è. Jack Yov che è andato un po' a lungo. Alessio. Sono in lotta. Ci rimette Alessio. Sì, ancora. Ha voluto in Sindana davanti Alessio, la picchiata forte, signori, la picchiata forte. Sì, è il momento buono questo per effettuare un pit stop che ha danni alla vettura anteriore. Sì. Quindi credo che David Game ancora si gira. L'ho visto in live. Ancora un muro. Mi conviene entrare in box. No, prosegue. Ma non so questa scelta perché, guarda.
non la condivido personalmente, tanto ne approfitta FGK Noise per recuperare qualcosina su MSL Alessio Anno, che si è fermato in box, in questo momento sta uscendo. Vediamo che anche HRT recupera. Sì, aveva quasi un secondo, vabbè, adesso qualcuno gioca con i decimini, deve essere molto bravo qui il nostro Fabbro. E quindi ragazzi, 25 secondi soltanto da guardare qui. Tra un poco, bandiera verde intanto sotto al tunnel, bandiera verde, Pierre. Guarda KR come ci prova subito, aggressivo, bellissimo. E anche DR25 si avvicina, Ora a questo punto salgo a bordo. Allora, per perdere l'auto a KR. Non si stanno risparmiando, bellissimi questi tre piloti. Ci stanno regalando veramente uno spettacolo emozionante. Jack Jove si è ritirato. No. Altro ritiro. Vabbè, purtroppo uno dei tanti, perché lo abbiamo anticipato anche più volte. Grado, sì, purtroppo l'abbiamo detto, al termine all'8. Mi auguro che arrivino in 10 al traguardo al termine del Gran Premio. Vero peccato. Almeno vanno a punti. Sì, avranno modo comunque di rifarsi nel prossimo Gran Premio in programma a Canada. Intanto DR si fa aggressivo, vai sui primi, Pierre, vai sui primi se non ci sei ancora, perché sì, non c'è una lotta in atto. Sì, agguerratissimi. Pazza fa difficoltà a superare la Tirus, purtroppo si sa che qui difficile trovare il sorpasso. Vediamo DR, se l'è un bordo non DR, per tutta più bello. Continua tantissimo sua pappa. Ora in seconda, qui hanno quel 3 secondi per la pappa. E questi pesano, anche da 3 secondi. Inizia a martellare. Intanto toccatina. Sì, toccatina. Ne approfitta DR che si avvicina e prova un sorpasso all'interno. Si fa vedere aggressivo. Che bella questa curva. Ruota a ruota. Arno Villeneuve. Bellissimo. Bello. Tanto focus anche. Complimenti, voglio fare un applauso a DR25 questa sera. Se l'è preso di prepotenza, di cattiveria, con il proprio. Ci ha regalato proprio la Formula 1 degli anni passati, dove se le davano di santa ragione, dove erano tutti molto agguerriti. Ma soprattutto dopo averci provato per un po' a rischiare. Sì. Senza indugio. Collisione grave. No! L'ultimo FKP di Rossi che sarà arrabbiatissimo! Arrabbiatissimo! No. Vero peccato, vero peccato, perché voleva, poteva portare il titolo, diciamo la coppa del vincitore a casa. Peccato, sta cercando il limite. Qualcun altro a muro, Pierre. Vedel, sì, alle piscine. Vedel si è girato. Peccato, perché in precedenza occupava la quarta posizione, anche se perdeva un po', ma era lì, E infatti rientra subito in box, fa bene. Sì, no, frattempo vogliamo vedere un attimo le penalità nelle prime posizioni. Sì, intanto diamo un'occhiata a noi. Oh, si toccano! No, la perde la macchina! Gli effetti perde la macchina! E si tocca a Verbona a KRT! Ma mamma mia, come sta provando! Ruota e ruota, signori, qui. Intanto anche a KRT è una proprietà di 3 secondi, se non sbaglio, ok, ma la cosa di recente, quindi sono alla pari per il momento. FGK Noise 3 secondi, Deadel 3 secondi. La Tinuz. Peccato per DR, peccato. Sono molti Pirri i piloti con gli avvisi e le penalità, anche Pad ha una penalità di 3 secondi.
3 tu da scontare per Mercury Drummond, per eccesso di velocità con la safety car, che si appunto si è ritirato, quindi non lo ha scontato. Non lo ha scontato in modo definitivo. Facciamo una cosa, no? Non esco proprio dai box, ma la parcheggio. Do l'euro a chi sta qua vicino, stiamo a posto. Adesso Aglio, come dicevi in precedenza, 10 secondi per ben 2 volte di penalità. Denzingana, Wally. Beh, intanto. La gara è ancora lunga. Ce ne saranno sicuramente altri di avvisi e penalità, soprattutto di contatti. Intanto vediamo che AKRT ha ripreso la sua seconda posizione. Sì, è lì, è la cerca, lavora la sua posizione. Sì, non riesce a imporre il suo solito ritmo. Voglio vedere se ha proprio. Non mi sembra che abbia problemi all'avanti. Almeno non mi risulta se ha un danno lieve. Ma a prima vista non vedo mancanza di pezzi. Vedo una tappa molto furiosa. Intanto poi c'è Christian DR, c'è uno scambio di posizione, ma perché IFC DR25 sta uscendo dal box. Credevo che fosse nell'otto, ma è andato un bordo, ho visto che sta uscendo dal box. No, questo... il nostro matto si è girato. Di attenzione, che potrebbe mai una sessificata. Sì, è lì. Eccolo lì. Anche David Game sembra che abbia impattato contro la monoposto di... portando come scoda, sì, si è danneggiata l'ala anteriore sul lato sinistro visuale del pilota. Ok, grazie. Quindi ha problemi e scoda ancora, traverso per lui. Ma prosegue. Sono abbastanza... dovrebbe ritornare in box. Una macchina girata, non si è venuto niente. Sì. No, non lo vedo più. Vabbè, ho visto la macchina girata, assurdo. Qua sarà ancora Matteo. Se vorrei tanto sentire il team radio di Matteo, quando sei girato però. Meglio censurato. Eccomi. Eccomi. Guardate, sono proprio entrato nel momento in cui sono esploso. È arrivata la mia compagna, la mia ragazza, che la saluto, che è qua con noi a seguirci. E ne cambiamo. E mi fa: ma sei esploso ancora? Perché settimana scorsa era esploso, no? E vabbè, però ho avuto un problema sulla curva del tabaccaio in uscita, quando lo stavo puntando mi è scappato, si è appoggiato il retrotreno proprio all'uscita, mi sono girato ed è arrivato dietro, Bugiardo, dovevi comprare le sigarette e non ce lo vuoi dire, sei un bugiardo. Va bene, dovevo comprare le sigarette, ve lo dico, mi sono fermato lì e poi mi fermavo in piscina. Va bene, adesso sono con il doppia fila e adesso sì. Ragazzi, quello che volevo dire è che niente, per tutti i miei fans, follower, ci rifaremo in Canada settimana prossima. E niente, adesso ci fermiamo in piscina io e il mio compagno Fabio Mercury, che anche lui a fumare le sigarette, hai visto? E a gustarci crema. Allora forza crema, dai che lo incito, dai che adesso ti guardo. Anche se sei di una scuderia. Poverino. Gli occhi sono puntati tutto su di lui. No, aspetta, io ho paura che Pier dica: andiamo on board su crema. No, crema a muro! E allora le bufate di Pier Terebosti. Le cordiali bufate di Pier Terebosti. Un attimo, solo crema 22, Malatinus su AKRT. Mi scrive in Formula Passion, raga, ma appena passiamo questa quarantena rivalerete sempre queste emozioni? Certo che sì, assolutamente ragazzi, regaleremo sempre emozioni, soprattutto con il nuovo lancio di a luglio di Formula 1 2020. Sarà tutta, vero ragazzi, una stagione da vivere, fortissima. A prescindere da questo abbiamo in mente una serie di eventi veramente molto simpatici, tra una tappa del campionato e l'altra. A breve apriremo il sipario, quindi, e faremo conoscere a chi ci segue il prossimo evento in programma. Restate sintonizzati sui social. Bravissimo, e io questo volevo dire: seguiteci su Instagram, Twitch, sempre qui per le live, e su Facebook, e lasciate un like per favore, e iscrivetevi al canale Twitch, che è importante, e supportate sempre come si deve facendo. Certo, come scuda, Intanto scusami Pier, voglio salutare altri amici che ci scrivono. Diegoli Formula One Team, T
Team Formula 1, che ha un blog di, appunto, che parla di Formula 1 presente e passata, e anche la scuderia Life Racing, che ha corso in Formula 1 negli anni 90, ha tentato il sogno del Circus, purtroppo ahimè con scarsi risultati, ma apprezziamo molto lo sforzo, la voglia di mettersi in gioco di questa piccola scuderia in provincia di Modena, di Formigine, che salutiamo con molto affetto, e voglio fare un applauso a loro per il passato molto tempo, indubbiamente, però voglio fare un applauso a loro che comunque ci hanno provato. Grazie. Per aver cercato di portare oltre la Ferrari e altri team italiani in Formula 1 l'Italia in questo motorsport molto in alto. E sono state molte altre anche le scuderie, ora non ricordo di preciso i nomi, che hanno tentato l'ingresso in Formula 1 e purtroppo con brutte esperienze, ma che sono comunque di orgoglio per noi amanti di questo sport. Scusa, ti interrompo perché David Game va a finire al muro del terzo settore. E siamo quasi a finire, ragazzi. Volevo dirvi che per ora sono interminabile. Solo DR, De Bell, Alessio, posso riprendermi. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri che non sia Matteo che, non trovando le sigarette, ha detto: io voglio continuare a correre. Dammi un po' sta Mercedes, ma Lander fammi fare un giro. E quindi si è lanciato in pista nuovamente. No, ma io il pensiero ce lo faccio, ragazzi, sto leggendo un po' chi mi segue. Volevo salutare appunto il mio amico Alessandro Daverio, grande personaggio importante nel mondo dell'architettura, e soprattutto è stato un pilota del mondiale di supermoto, e al mio super meccanico nonché capo team del nostro team Giunta. Un attimo, la denuncia al muro, no, tira al muro, la pad formula muro. Anche adesso Agno a muro, anche adesso Agno a muro, molti a muro. Ma come l'hai girato, Bud? L'ho visto veramente quasi girato. Peccato. Dicevi, Matteo, e anche gli amici del bar dello sport? No, del mio team di motocross, Fabio Giunta. Perfetto. Salutatelo, ci accodiamo tutti. È un massacro ragazzi, sì, sta sì, gara sì, comunque sì. Io sto sempre su fisso su crema, e questo è il bello di Monte Carlo, è imprevedibile, ci sì, stiamo sì, divertendo sì. Per ora noi, ma i piloti non credo, però vediamo che crema ha dato i suoi 2 secondi da KRT, sì. Sì, ma c'è molta discussione per noi. È un peccato, gara. Sai perché? Perché magari Crema cerca di prendere quel vantaggio per poi gestire la gara, e si crea quell'effetto elastico per via delle safety car. Ci dispiace, perché comunque safety car vuol dire un pilota ritirato, quindi un pilota in meno, che quindi sarà sicuramente amareggiato. Intanto DR perde la posizione su Andy Show, vediamo. Si gira DR! Impatta ancora contro la barriera, appunto nella chicane, subito dopo il tunnel. Carmine, alto penalità. Guarda, vai su De Delle, perché in lotta credo con Andy Show, cioè là davanti lo sta spingendo. Bottarella, gli dà una bottarella, quindi a dire: vai ragazzo, vai che ne ho chiusi, vai. Vai che dobbiamo finire la gara, dai. Quindi è lì a incitarlo. Dai che siamo quasi a metà, Sì. Quasi a metà, e siamo quasi a metà dei piloti in pista. sono 7 ragazzi, sono 7. Ricordiamo che soltanto Del Del ha fatto il pit stop, e Andy ancora no. Intanto io sono su Del Del, che sta cercando un varco per attaccare un'altra bottarella. Sì, anch'io sono su Andy Show. Quindi prevedo che tra breve Andy Show sarà il prossimo. Intanto un piccolo lag. Sì. Qui ci sarà da discutere in caso di un eventuale incidente, perché lo sta oltrepassando momento. Strani fenomeni in cui tu ci hai detto. Cioè, questo ghosting ha funzionato? sì. Grazie con Master. Sì. Secondo me gli hanno detto: oh, vedi che sei doppiato. Quindi prende la posizione e si sta già distanziando, gli dà quasi 4 decimi, quindi forse vediamo se ne aveva effettivamente di più per sollecitarlo con tanta aggressione. 4 secondi, infatti la Tiduzzi ferma ora ai box, prima di andare ai box quel gruppo in testa dei primi 5. Ricordiamo che De Delle si è già fermato, è già fatta apposta.
come DR. Intanto, ecco, vai su DR perché si sta avvicinando a Andy Show e Dead Dell, e credo che a breve, se ecco, non quasi super, una manovra alla Leclerc, una manovra alla Leclerc. Però Andy per box, bene, quindi box, box, diciamo box. Un problema in meno, buono, 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 molto buono. Sì, si va a salire perché comunque. Beh, che aveva provato una manovra. Sì, 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 sì. Ma poteva anche dire ho disposti, ho disposti, alla prossima, quindi anche un'intimidazione da parte di DR che adesso ha nel mirino Dead Dell. Tanto ci fa piacere che FK Ginois per ora si appunti, dispiace, dispiace perché poteva essere lì a dire la sua. E attualmente tre secondi, diciamo, diciamo che adesso non è meglio che dica la sua perché non penso che escano buone parole dalla sua bocca. Ah vabbè, questo è, diciamo, dica la sua in pista, ok, vogliamo precisare per evitare equivoci ed eventuali bip in eccesso. Intanto ragazzi, io sì, infatti sto controllando IFC di R25 che è proprio bello 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 bella sta sfida. Tanto ragazzi, pad fa, fa segnare il giro veloce per avere tempo per FK Ginois e DR25 molto aggressivo, si fa vedere più di una volta negli specchietti del Dell, lo indurrà all'errore o insomma in qualche modo forzerà un sorpasso perché si vede che ne ha di più, è costantemente entro i 5, 3, 4 decimi. Eccolo, che esci, esci, vediamo, eccolo, vediamo, vediamo se qui al termine all'esterno, vediamo, vediamo, vediamo. Provare a incrociare. No, 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 no. Sì, 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 incrocio, incrocio. Del ci prova qui, ma lo chiude, scusate, DR ci prova, DR ci prova, ma non riesce a trovare. Forse qui un po' largo del Dell, no, ma gli chiude subito la porta. Lottano questi due. Ecco la curva del casino. Coltello tra i denti. Piccolo dosso e si va ad arginare leggermente, quasi ad accarezzarlo. Sì, ecco, ad affrontare la curva più lente del mondiale, ricordiamola, che è la Grand Hotel Arfin. Eccola qua, la Portier, la curva numero 9, per poi andare dentro il tunnel e vediamo qui chi dei due sbaglia. Attenzione sulla Nouvelle Chicane, la curva 10 e 11. Vediamo, vediamo, vediamo. Molto cauto. Hai visto? Del lungo. Intanto Pad abbassa ulteriormente il giro veloce. Sta spingendo, vuole la seconda posizione. E ha un secondo e tre. Mamma mia, quanto recupera sulla KRT. Pier, mi riesce a dire. No, vabbè, facciamo, controllo io le eventuali soste che ci sono state. Voglio vedere, voglio vedere. Guarda, io te lo posso già dire perché Norris. Mi sembra che non ha fatto scusami, no no, i primi quattro non si sono fermati. No, non ancora, e questo assurdo, assurdo, esatto. Stanno spremendo al massimo. Esatto. Attenzione, 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 si sa passo interno, vediamo, ruota, 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 ruota. Ha dovuto alzare il piede. Ma intanto lag di Dead Dell. Esatto, sì, sì, sta laggando, sta laggando, sta laggando. Tanto bello qui. Bella questa lotta. Sì, sì. Lag di Dead Dell che destabilizzano l'inseguitore. Sì. Ragazzi, non se la sta vedendo bene. Dead Dell in trasparenza. Io ne avrei approfittato perché sta laggando. Sì, sì, abbiamo sì. modo di metterci in contatto col pilota e avvisare appunto, questa problematica. Sì, sì, Matteo, tu se riesci a mandargli un messaggio perché io sto cercando un attimo di capire questa situazione. Matteo, mi confermi se hai questa possibilità? Dell, a muro! Che bel sorpasso di DR! A muro! A muro! Come traziona DR! Come traziona! Gli ha messo pressione! È una pressione che Dead Dell non ha retto! Okay. Intanto vai su pad perché a 6 decimi di vista. Bandiera gialla! Quasi così! La tirenza a muro! Peccato! Peccato, peccato! Safety car? No, attendiamo, attendiamo anche perché è molto molto difficile, lì un passaggio molto veloce la piscina. Beh, con una safety car se la vedrà brutta HRT che ha pub dietro. È una safety car che potrebbe aiutare, logicamente dipende in che momento, in che punto il circuito viene annunciato, aiutare i primi quattro che non hanno fatto la sosta. Magari esce la safety car, sono lì è box.
buttano dentro. Ora vediamo, attenzione, no, vediamo qui, rimossa la vettura, rimossa la vettura, allora pad. Sì, pad è proprio infuriato, ragazzi, lo sto seguendo anch'io con l'onboard perché sta regalando spettacolo e intanto a K anche lui sta spingendo fortissimo. Sì, 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 perché sì. Ha un ciao, ciao, benvenuto. Ha un posteriore, tanto, ragazzi, tanto i primi doppiati, i primi doppiati, credo sia Carmine. Sì, anche Lipton è stato doppiato. Sì, sì, sì. Ma 26-7, signori, ma è un fatto. Sta martellando, sta martellando. Sta martellando. È sereno, è sereno, è tranquillo di tempo, ma tanto di tempo per DR. Toccatina di Vad alle barriere. Anche se però solamente molto molto caldo questo. E intanto per ora le vittime del principato sono 8. Esatto. Ma abbiamo superato di poco. Esatto, mi aspettavo la metà più. Gara. Moto Racer, grazie di esclusive per scrivere, che bello vedervi. Bello, grazie, bello, grazie. Bello, fa piacere. Salutiamo con affetto. Sì, esatto. Intanto prima che dai. Giù 8 secondi alla KRT. Sì, sì. E sì, sì, ma la. L'avevamo anticipato e ha fatto montare sulla vettura di Niki Lauda il manettino col martellino sopra. Nel momento in cui deve spingere lo attiva. Dico che fa troppo ridere questa cazzo che parla. Grazie, grazie, grazie. Scusate anche eventuali gaffe perché presi dalla folla. Io non dico parolacce, ma posso incappare qualche scurrilità, gaffe. Qualche scurrilità. No, ecco. No, no, scurrilità, no, scurrilità. Però. Ci sta, siamo tutti un po' ignoranti quando si parla di sport. Intanto crema e box. Sì, sì, crema e box. Perde la posizione. Sì, vediamo se AKRT riuscirà ad ottenere il massimo da questi pneumatici. Un attimo, io sono on board con. Sì. Sono on board con DR perché è vicinissimo a Wally. E può suonare. No, no, sì, 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 addirittura, ragazzi, ora qui in difficoltà sicuramente Pad e K, devo subito andare in box. Intanto DR che vuole la quarta posizione. Sì, sì, che scodata per lui. Vabbè, bellissimo anche il casco oro, bianco e azzurro e blu. Tutti i colori? Tutti i colori. Tutti no, 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 oro, bianco e blu. Vabbè, azzurro e blu, stiamo lì. È perché sai, lo vedi in lontananza, poi ti avvicini e riesci a inquadrarlo meglio. Ragazzi, io volevo dirvi una cosa, questi dicono, siete molti di compagni, perché spesso si vede, ma certamente, certamente. Sì, sì, Pir, ricorda allora chi... Sì, esatto. Il mercoledì e il giovedì che facciamo... Per le prove libere. Esatto, per le prove libere. Alle 18, alle 18.30, 45 minuti di prove libere. Attenzione a K! A K che ci prova sul pad. Oh, andiamo sulla televisiva. Ma su di loro. Ho paura che loro non si ricordano del pit stop. E va qui dopo vengono scontificati, ragazzi. Perché se non vanno in box. Ma non so. Sì. Temo di questa cosa. Un altro scenario inaspettato. E ci dice infatti il pad Formula Pattern. Pad ha sbagliato, doveva andare il giugno di fare il box, hai ragione. Sì, Matteo, tu hai verificato se è possibilità di mandare un messaggio? Li avvisiamo, Stevi, sosta i box. Intanto AKRT si gira, avvisa chi non si è fermato. No, vabbè, non si è girato del tutto, ma si è traversato. Ma perché non ero sicuro, stavo dietro del gruppone per venire. Sì, intanto Pad, AKRT. Scusa, è noise senza sosta. Ok, FGK noise. Intanto sorpasso. Bellissimo DR. Esatto, esatto, esatto. Bello, bello, complimenti, complimenti. Però non ci sta, attenzione, si gira quasi Wally, non ci sta. Ha tentato di cambiare non il favore. Quindi tifosi di posto giusto. Ragazzi, attualmente Fasolisten è in. E a 34 posizione. Secondi di stacco dall'ottavo. Sì, dal primo, no, dal primo. Molto attardato. Dal primo? Molto attardato. Molto attardato. Poi Fasolisten sta andando tranquillo perché dice tanto. Non la posizione di
mica tanto, mica tanto. Dietro c'è Lipton di Show che possono prospettare. Come? Giro, si è girato, ragazzi. Wally. Chi? Wally? Sì, si è una retro. Che rientro. Però si firma correttamente. Fa scorrere le altre monoposto e poi riprende la gara. No, ragazzi, corretto, Wally. Ci fa piacere vedere questa sportività da parte dei piloti. Complimenti a Wally, complimenti. Tanto KRT in questo momento esce dai box e crema, solo Pad manca all'appello insieme a Wally, ma credo che con l'incidente si fermerà ora. Mi portava lì in trasparenza, per questo non riuscivo a capire. Sì, 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 Wally si ferma, allora all'appello della sosta box manca solo Pad. Matteo, sei riuscito ad avvisarlo? Sì, assolutamente, ho mandato un messaggio ricordando che la sosta è obbligatoria a tutti. Perfetto, lo hai mandato sulla play in modo tale che comparisse sul TV? No, sul messaggio, adesso lo rimando anche là. Sì, sì, è meglio perché... Vabbè, speriamo di non distrarlo. Però, ecco, insomma, dobbiamo avvisarlo di questa cosa. Ah, boh, manda un messaggio con scritto sosta obbligatoria. No, vabbè. Oh, diretto... settore 3. Fai la sosta, stop, fai la sosta. Esatto. Va a muro un pochettino, tocca lì il muretto. Ha letto il messaggio. Probabile. Se non voleva fermarsi, si dovrà fermare. Esatto, perché comunque là l'anteriore danneggiato, sul flap al lato destro. Manca un deviatore di flusso. Tanto infatti crema con gomma con mescola fresca recupera ancora. Era quasi 11 secondi di stacco, adesso è a 9 e scende sempre di più, 8 e 9. 9, siamo lì adesso, 8 e 8, quindi sta già recuperando. Prenderà presto nuovamente testa del Gran Premio. Sì, 1.26 e 2. Ottimo. Guarda, VR è grandissima gara per la sua, veramente, dopo che si è girato, ha trovato alla grandissima ed ora... si trova a 9 secondi da K e padre non si deve fermare, purtroppo temo che perderà forse anche con il suo K e siamo al limite con DR perché comunque sì DR potrebbe guadagnare il gradino più basso del podio. Attualmente se Pad non effettuerà quanto prima una sosta, dietro di lui si sono fermati tutti. Infatti è l'unico pilota in pista ancora deve fermarsi. Bandiere gialle, secondo e terzo settore. Si è girato Pad! E allora la gomma sta cedendo. No, e ragazzi, io Pad lo vedo rallentare. Ragazzi, l'avevo detto appena. Perciò ti ho detto non inquadrare più. Però non si ferma Pad. Assurdo. Non si ferma, assurdo. Il messaggio dal muretto box è stato inviato, Beh, speriamo. Ah, bella domanda di Motoracer. Dice ragazzi, ma domani fate la live? La fate tutti i giorni o quello dei giorni prestabiliti? Allora, da GM dipende le informazioni che date prima, quindi vai. Sì. Allora, ripeto per chi si fosse sintonizzato ora, mercoledì e giovedì sessione di prove libere. In questo caso la prossima tappa è Canada, sul circuito di Gilles Villeneuve con la monoposto appunto del pilota canadese. Alle 18.30 mercoledì prove libere sull'asciutto, giovedì 18.30 quindi stesso orario sul bagnato e venerdì 21.30 schieramento dei piloti nel paddock, 21.45 in live per la diretta del GP di Canada. Grazie a GM, mentre mancano 10 giri al termine di questa bellissima gara. Guarda, molto emozionante. Monaco regala sempre grandi emozioni tra vari contatti, tanto ci dispiace per Pad che se non effettua la sosta purtroppo non digerirà la decisione dei giudici, ma come sappiamo il pit stop è obbligatorio. Ci ringrazio, grazie a te Motor per la domanda. K terzo, mentre cerca, aspetta che Pad vada in box. Del DR sempre quarto, a 7 secondi da K.
sta volando gli FCD e VR25. Mamma mia, infatti ragazzi abbiamo, questo è molto lungo. Allora dice, vede anche su Instagram e Facebook, non credo la pagina su YouTube, anzi il canale, vabbè, la stessa pagina. Sì, su YouTube, Pier, sì, dici sì, che sì, ci saranno le repliche. Esatto, assolutamente. Ha detto vorrei seguirvi, siete molto simpatici e siete molto di compagnia. Ah, ci seguo dalla Germania, signori. Ora un saluto anche alla Germania. Pier, lo parli il tedesco? Tu lo parli un po' di no, tedesco? Purtroppo il dolce no, allora fai un saluto in inglese sperando che capiscano. Molto semplice, in modo da agevolarli. Saluta in inglese, vi ringrazio. Sì, sì. Thank you guys for all and for the super. Enjoy the live and oh, letto arrivato! sorry, letto di interrive. Vabbè, anche lì l'ho visto. Oh, bene, bene, bene. Crema risponde! Crema 1.26. 26-0, signori! Mamma mia! Mister No Comment, è possibile fare i vostri campionati? Se siccome, guarda! A GM, se tu vado io? Vai tu, vai tu, perché okay, io voglio contattare se un attimo Pad. Vai sulla pagina Classic F1 Series su Facebook e tu basta che clicchi un link, cliccavi qui. Guarda, adesso lo metto un attimo, aspetta. Così lo clicchi. Ma tocca mister, segui il link, scrivi un messaggio e ti daremo tutte le informazioni. Intanto chissà se la tattica di Pad è quella di effettuare la sosta all'ultimo giro. Guarda, io penso che sia molto difficile perché ha perso sia molto terreno su AK che DR. Ma non lo so, ho studiato un sistema per cui i box sono prima della linea del traguardo. Io gli ho mandato un altro messaggio avvisandogli di effettuare il pit stop, speriamo si fermi. Gli ho scritto proprio sosta. Attendiamo, vediamo. Sì, mi è stato a sentire. Guarda, rientro in questo momento. Penalità di tempo. Sarà nervoso. Forse. Un attimo. Vai, allora, la parola. Guarda, ti ho messo il link qui. Cliccalo e scrivici in pagina. Mandaci un messaggio e ti diremo tutte le informazioni per partecipare. Infatti, come ti vedevo, AK supera Pad. E anche sì, sì, DR purtroppo... lo supera. Sì, sì, perde il qua. Sarà nervosissimo. Dovete effettuare la sosta qua. Infatti va a muro appena esce, urta il muretto dell'uscita box. Doveva fermarsi non appena era stato avvisato. Ancora a muro. Ai, nervoso. È nervosissimo. 9 secondi, 10 secondi non sono facili da recuperare su DR25. Anche che non so quanti giri ha DR sulla gomma. Potrebbe pensare perfetto, di recuperare grazie, un pochettino. No. Dopo ti risponderemo. Sì, DR ha 18 giri sulla gomma. Vuoli che la stava in trazione, la sta perdendo. Intanto BR è riuscito a prendersi la sua terza posizione. Sembrava che riuscivo a portasse fantasma. Crema ancora! Crema. 26-0, mamma mia signori, mamma mia! Ok, perfettissimo, grazie mister, dopo ti rispondiamo, torniamo alla live. Allora ragazzi, dedico... DR non risponde per le righe! 25-9, allora signori, vado un bordo con tema perché assolutamente credo che voglia il giro veloce. Chiedono se facciamo diretta anche con altri giochi. Ma no, Pier, rispondo io. Posso dire se per il mio canale
Sì, noi personalmente ci dedichiamo appunto alla Formula 1 classica, alle vecchie vetture del passato, mentre invece Matteo, che è qui presente insieme a noi, vai Matteo. Sì, sulla mia pagina Facebook Matteo 912 sono a vostra disposizione se avete qualche gioco in particolare o volete fare una richiesta, mandatemi pure che si può organizzare il tutto e fare delle live in esclusiva, e potrò chiedere ai miei collaboratori magari anche di partecipare, visto che vi piace tanto la nostra compagnia. E quindi no, si potrà vedere giustamente, però il canale principale F1 Classic è dedicato solo ed esclusivamente alla Formula 1. Per tutte le altre richieste, se volete, Matteo 912, siamo una squadra, quindi collaboriamo insieme su tutto, io i fronti. Esatto, per qualsiasi cosa io rimando a loro, loro rimandano a me in base a questa cosa. C'è questo spirito di collaborazione che è nato da 3 settimane oramai, e ringrazio ancora per avermi contattato 3 settimane fa vedendo una mia live, e devo dire che sono 3 persone squisite, partendo da Pierre, Armando e soprattutto chi è il più importante? AGM, il mitico sì, Alfredo. I nomi non sono stati detti in ordine di importanza. No, assolutamente no, assolutamente. Oppure no. Gli ultimi saranno i primi, in questo caso mi hai citato per l'ultimo. Allora, scusa. Allora dico Matteo, così è l'ultimo più importante. Tanto penalità per pad, 3 secondi. Sì, 3 secondi. Infatti, perché io devo dire questa cosa, è curioso, perché un giorno, sai, anzi chiedo, ma come è nato questo contratto? Perché io stavo parlando io a GM, sai, al cellulare, e l'improvviso mi fa... Aspetta, frena, sì, onesto però, sulla natura delle auto classiche, devi essere onesto. Sto dicendo, tu mi chiami e mi dici, ma vogliamo fare un campionato classico? Mi piacerebbe molto l'idea, e è nato. E come funziona? Ecco, un ritirato. Un attimo, attenzione. Attenzione, allora, vogliamo ricordare le lobby online, che io mi ci buttavo sempre sulle auto classiche, tu ugualmente io le adoro, perché non ricordiamoci, una frase un po' scontata, no? Senza passato non c'è futuro, quindi noi non avremmo la Formula 1 di oggi se non ci fosse stato il passato che c'è stato. Vabbè, no, non è mia. Bella domanda di Motoracer e anche di Formula. Mi dici Formula, sarebbe bello anche vedervi su carta. Interessante. E invece sì, di Motoracer, ragazzi, dopo trascorso questo video sarebbe bello vedere anche voi. Ah no, che voi faceste da uno per tutti coloro che vi seguono. I mini fans. Oddio. Potete intanto fare. Intanto sì, potete fare il fan club se volete. assolutamente. Il fan club del classic. Esatto. Comunque stavo dicendo la storia, mi fa la GM. Vai su pad che sta prendendo quasi tutte le barriere. E sta perdendo, purtroppo. Sta collezionando barriere. Sì, ragazzi, perché. Vabbè, forse è un modo suo per dire io ci sono stato a Monte Carlo. Fucsia! Mamma mia, che tempone! 20 secondi di stacco! Mamma mia! Per la Ferretti da Crema! Sì. Ragazzi, sì, ma c'ha 20 secondi di vantaggio, no? Voglio dire, se ne può prendere. Si può prendere anche quelli degli altri, come secondo me. È come Leclerc. E se ne frega! È come Leclerc che Crema. In questo momento si è messo in Fabro Time. Sì. Il manettino a forma di martello. Il martellino un piccolo Thor. Esatto, sì, proprio. Ricordiamolo Crema con i suoi capolavori, ricordiamogli la pagina che è addirittura indubbiamente. Abbiamo detto anche mercoledì dei design che effettua il laboratorio 39 Design Factory, proprio delle livree, dei caschi, sia repliche che personalizzate per chi è in attività in campi motoristici di qualunque genere, moto, auto, motocross, non lo so, non è motoristico, però il caschettino ci vuole, può essere che lui arriva anche lì, a quella fascia di clientela, quindi andate a visitare il suo sito, le sue pagine social, Facebook,
Instagram per vedere i suoi lavori, veramente molto bravo. Muro di pad, pad alle piscine. Lo avevo detto. Sta lasciando souvenir lungo le barriere. Sì, sì, sì. Peccato, perché ha detto: voi mi avete fatto mettere la gomma, io ve la lascio sulle barriere. Non la voleva cambiare. 40 secondi dava crema per pad. Purtroppo ha tardato molto, molto il. Tanto ancora bandiere gialle. Alessio Muro. Muro. Matteo, scusami, Muro. Hai la possibilità di dirmi le penalità di HRT e di DR? Subito, vado a controllare subito. Un secondo come Matteo Bobby e vado subito a controllare tutto quanto. Ragazzi, devo fare un saluto al mio amico di Serro da Milano, un vostro fallo, di Serro sempre. Ciao Matteo, grazie per esserci sempre. Matteo, saluta Matteo. Ciao Matteo, sarà Matteo Saldigloria, sono sicuro. No, ciao Matteo! Chiede a Motor Racer, quindi non pensa che si conoscono. Salutatelo, non riesco a trovare. Allora, qua. Intanto l'avevo anticipato, no? E ho detto saremo fortunati se vedremo 10 piloti al termine del Gran Premio. Attualmente sono 10, ma mancano due giri. Non vorrei fare infatti, guarda, le gufate di Pir. Allora, io le cordiali gufate di Mocio Pir. Faremo una pagina Facebook, seguitelo, e metteremo tutti i momenti in cui lui dice andiamo on board, scusate, non più perché si è ritirato. Questo sarà. Andiamo on board di cioè, Pir che sta a sedersi una mappa. Che non c'è più. Sì, non sì, che a breve che o non c'è più o a breve non ci sarà più, quindi forse in DR forse toccherà le barriere con mano che ferro. Non andare a muro, non andare a muro, ma manca sta là, sedecimi. E guarda, sì, sì, quindi io penso che il podio non è definito ancora. Abbiamo perderà belle oddio, un vincitore, però tanto al 38esimo il giro. Sì, esatto. Doppietta da parte di Crema, attendiamo la bandiera a scacchi per confermare questa cosa. Pir fa paura quando dirà ultimo giro andiamo un buono su Crema. ho paura. Vado direttamente sul rettilineo. bravo. Attenzione grande DR a 4 decimi se vi devo dire la McLaren comunque sta guadagnando tanti bellissimi punti perché è terzo e ottavo. Scuola che palla! Perde però, si mette davanti in copertura della posizione. Scusate se vi interrompo, come richiesto da Armando, più o meno calcolando ho fatto una somma. Scusa il sorpasso! Bello, vediamo se ci sta, vediamo. Sì, ok, porta a casa la seconda posizione. È un pilota di spessore. Bello, veramente. Soprattutto nel giro finale. Sì, esatto. Alla fine. Sì. L'avevo detto. E ragazzi, volevo ricordare che DR25... la sua gomma ha su 25 giri, scusate il gioco di parole, contro una gomma di 12 di AK. Tra l'altro, AK l'abbiamo visto però nervoso, sì, si sentiva sotto pressione. La derapata di prima, insomma. AK, ho fatto più o meno un rapido calcolo di penalità dalla regia del direttore gara, dagli steward, mi hanno più o meno calcolato dai 15 ai 18 aia. Secondi di penalità. Però diciamo che allora DR insomma ha voluto dimostrare di prendersi la seconda posizione in pista, dire io non la è tanto penalità per lui. Però anche solo on board con il vincitore del Gran Premio di Monaco che festeggia zigzagando. Complimenti. Bravo, un altro capolavoro da parte di Crema che prende il porta a casa in seconda posizione, un'altra porta a casa sì. Un'altra incudine che all'inizio avevano voluto dire l'ultima curva. E DR fa guarda che vince, no, guarda. Vediamo K, attenzione contro Pad era scarso, velocissimo. Che peccato per la K che perde la macchina e arriva in terza posizione. Molto. Vediamo se Pad riesce a prendere il gradino più basso del podio in base alle penalità. In base alle penalità, sì, qua si deve vedere.
Pad, no, non riesce a stare davanti. 5 no, secondi. No. Nel frattempo peccato, peccato. Per esatto, Carmine Alp, 31 G sulla gomma, mamma mia. Ed è della quinta posizione. Vediamo Alessio con le penalità che ne ha tantissime, se non sbaglio. Quindi vediamo quanto riesce a chiudere il giro. Vabbè, sicuro va a punti, vero? Sicuro va a punti, perché non è rimasto in pista. Sì. Allora, lui è sicuro per punto, la griglia è rimasto in pista. È da dire, da dire. Eccolo, che sta arrivando, sta giungendo ora sulla linea, eccolo. E nono, e Alessio Anno invece mantiene la sesta posizione, invece, mantiene la sesta posizione. E quindi, settima. E quindi, signori, che grande gara, mamma mia. Ho tipo la tachicardia. Ed ecco il podio, il vincitore con Crema 39. Bella l'inquadratura della vettura. Sì. Secondo un DRC strepitoso, per me oggi è MVP della giornata, che è l'ultimo giro, si è addirittura preso un punticino in più nella corsa verso il titolo. Ricordiamo che il DR problemi non ha potuto partecipare alla prima gara di Spagna e subito si è fatto vedere che passo è stato che è fatto, scusami. ormai sono stanco. Vogliamo copiare una cosa, il rodo dentro. Lì, chi lo assegniamo? Guardate che sfilza, che sfilza di penalità, ragazzi. Sì. Wow, Alessio 37 secondi e non posso dire se non è riuscito a superarlo con solo 6 penalità. Per 3 penalità in più, cioè per 3 secondi in meno. Sì, non è stato davanti. Come l'hai visto? Sì, con la pausa sono stato il conteggio, capito? Ragazzi, ma assurdo quando tiri. Intanto è stato veramente un bel gran premio ricco di emozioni, colpi di scena, non i piloti che sono riusciti a rimanere. Potevano vincerla in 4 questa gara, assolutamente, sì, assolutamente forse in 5, forse in 5. Sì. Sì, anche perché Pug. Sì, sì, Crema, DR25, HRT, FKG Noise, sì, potevano indubbiamente puntare, ambire alla vittoria. L'ultimo settore, signori, 25-8, guardate lì, DR25, 25-7. Vogliamo fare spazio alle interviste? Magari facciamo qualche domanda veloce? Ok. Io chiamerei FGK Noise, se possibile.